dei luoghi di Francesco. Siamo partiti dalla grotta dove insomma siamo fermati proprio pochissimo tempo per la preghiera. Poi abbiamo visitato il dormitorio di San Francesco e poi l'antico dormitorio di San Bonaventura. Poi insomma, ci siamo un attimo fermati per una piccola firma nella prima cappella dedicata a San Francesco d'Assisi, la cappella del 1228, e poi ci siamo recati in chiesa, nella chiesa moderna, nella chiesa grande, per la preghiera. Così il guardiano della casa, padre Alfredo Silvestri, ha raccontato, carico di grande emozione, la visita del Santo Padre a Greccio. Nessun annuncio, nessun protocollo ufficiale, ma semplicemente una grande sorpresa, quella di Papa Bergoglio a Greccio. Al santuario francescano il pontefice è arrivato a bordo della sua Ford Focus blu, accompagnato dal vescovo di Rieti, Monsignor Domenico Pompili. Non ci sono parole per raccontare lo stupore e la gioia provati in questo che è stata di fatto un'occasione storica. Questo è il commento unanime di quanti hanno vissuto l'esperienza del faccia a faccia con Papa Bergoglio. Una conclusione, quella del meeting dei giovani a Greccio, ha commentato Suor Luisella, che ha letteralmente spiazzato tutti. Il vescovo aveva detto che ci sarebbe stata la conclusione con una grande sorpresa, però credo che nessuno si sarebbe mai aspettato che all'apertura di quella porta entrasse Papa Francesco. C'era chi così anche si è molto commosso. Quindi credo davvero che la presenza di Papa Francesco sia stata una grande benedizione. Un meeting, quello dei giovani a Greccio, che resterà dunque nella storia, ha aggiunto il giovane Mattia, facente parte dell'equipe che ha organizzato l'evento. Questo meeting rimarrà nel cuore di tutti i giovani accorsi, in primis i giovani reatini, ma soprattutto anche tutti gli altri giovani, torinesi, aquilani, abruzzesi in generale, fiorentini, che sono intervenuti e che hanno arricchito, con le loro realtà, anche le nostre realtà, o meglio la nostra realtà, perché ormai non possiamo più parlare, come da volere del vescovo, di singoli cammini, di singole realtà, ma di una grande ed unica realtà, una grande ed unica famiglia che ha avuto, grazie appunto a Don Domenico, la possibilità di incontrarsi, to meet, meeting, Miwi Greccio 2016. Insomma, la sorpresa più bella che potesse capitare non solo per i giovani retini, ma anche per quelli torinesi presenti a Greccio per il meeting nell'anno del Giubileo della Misericordia. Io sono Paolo Tortomano e vengo da Torino. Ho 20 anni e questa esperienza al meeting di Greccio è stata veramente intensa, veramente bella, soprattutto perché rispetto a tante altre esperienze che ho fatto di 3 giorni, di incontri con i giovani, e poi diciamo che alla fine c'è stata una sorpresa inaspettata, è arrivato il Papa a parlarci e al di là di quello che era la situazione surreale, quasi veramente non mi sembrava di essere là con lui a 5 metri, mi sono fermato ad ascoltarlo e ha detto due cose semplicissime, ma veramente di un. C'è tutto lì dentro, tutto quello che cercavo in questi 3 giorni era là. Saper cogliere i segni e restare umili. Sono Simon Solomon, ho 19 anni e vengo da Torino. Questa 3 giorni per me è stata veramente, penso, il miglior modo possibile per iniziare questo nuovo anno. Sono Federica Pellitteri e vengo da Torino. Questa 3 giorni per me è stata fondamentale, mi ha dato una gioia e una ricchezza dentro.